Questa riunione che è stata convocata dal prefetto, al quale hanno partecipato ovviamente i sindacati, che credo che abbiano richiesto appunto questo incontro, c'erano le forze dell'ordine, c'era l'ASUR e c'era Confindustria. Il prefetto ha anche chiamato a me come assessore regionale al lavoro, perché? Perché le tematiche sono quelle che un po' ci aspettiamo. Al di là adesso del giudizio che ognuno dà sui vaccini, chi è pro, chi è contro, io credo che si sia fatto bene a cercare di forzare il maggior numero di vaccinazioni possibili, anche perché se oggi noi non fossimo vaccinati ci ritroveremmo in mezzo alla pandemia. Ma al di là di questo il problema adesso è pratico, è un problema reale, questo Green Pass obbligatorio per entrare al lavoro. Ecco, io al di là di come ognuno la pensa, temo che qualche disguido, qualche disfunzione ci sarà nelle prossime ore. Perché? Perché chi non è vaccinato, c'è circa un 20% di cittadini, parliamo di questa provincia ma è più generale, parliamo di questa provincia, circa un 20% di cittadini in età lavorativa non vaccinata. Qualcuno magari non dovrà andare a lavorare, ma mettiamo che siano il 15%. Se prendiamo il 15% complessivo delle persone, dei lavoratori, si parla di 30.000 persone in questa provincia, non di una persona o due. Di conseguenza ci può essere un bel problema, anche perché queste persone vogliono giustamente andare a lavorare tramite il tampone, faranno un tampone in farmacia, ma le farmacie sono in grado di fare tutto questo numero di tamponi regolarmente 2-3 volte a settimana per ogni persona? Probabilmente ci sarà questo tipo di difficoltà, quindi cosa potrà succedere? Potrà succedere che il dipendente si presenta dicendo: io sono andato in farmacia ma non ho fatto il tampone. In quel caso non si può, dalla normativa nazionale, far entrare quella persona all'interno del posto di lavoro. Sicuramente ci saranno un po' di disguidi in questo senso. La disponibilità data da ASUR qui stasera su richiesta del prefetto è stata quella di dire: noi, il nostro personale, non possiamo adibirlo a fare i tamponi in questo senso, perché noi abbiamo, diciamo, tutte le nostre procedure per fare i tamponi a chi è in quarantena, eccetera, che si fanno ormai da anni, da mesi e mesi, da un anno e mezzo a questa parte. Tutt'al più potremmo valutare, se dovesse esserci una richiesta da parte delle farmacie, potremmo valutare la disponibilità di dipendenti ASUR fuori dall'orario di lavoro che magari prestino qualche ora di servizio all'interno anche delle farmacie private. In questo caso però è il farmacista privato che deve pagare quel personale e magari non so se ci sarà più dentro i costi da sostenere per fare il tampone. Ecco, è un po' un problema che si sussegue, un po' una catena problematica che si sussegue. Come, non è che ci sia stata stasera una soluzione o un'idea particolare, si è un po' preso atto di una situazione che sicuramente darà qualche disguido e lo dovremo valutare anche dopo le prime ore per capire se c'è qualche, diciamo, situazione da dover affrontare in maniera anche inedita che oggi non ci riusciamo a rendere conto. Questa è stata un po' la situazione della serata, è stato un confronto utile, ma è stato un confronto.